Qui al congresso internazionale degli studi del fegato, il più grande congresso mondiale sulle patologie epatiche, si è tenuto un corso, si chiama Postgraduate Course, sullo studio dei tumori del fegato. Il mio ruolo ieri è stato di parlare del trattamento dell'epatocarcinoma, che come sapete è il tumore più frequente del fegato, è la seconda causa di morte al mondo per neoplasia ed è il quarto tumore più frequente al mondo. È particolarmente importante per gli italiani perché l'Italia purtroppo è il paese con la maggiore incidenza di epatocarcinoma in tutta l'Europa, in tutti i paesi occidentali in genere. Quindi è un argomento particolarmente importante. Il mio ruolo era di parlare del tumore precoce, cioè quel tumore di piccole dimensioni sotto i 2 cm che si scopre durante la sorveglianza dei pazienti cirrotici. I pazienti cirrotici, i pazienti a rischio, infatti devono fare ogni 6 mesi un'ecografia e può capitare purtroppo durante queste ecografie seriate che ripetono ogni 6 mesi di trovare un piccolo nodulo di epatocarcinoma. Il ruolo della mia presentazione era di capire qual è il miglior trattamento da fare in questi pazienti con un piccolo nodulo. E qui c'è molto dibattito, diciamo che le 3 opzioni terapeutiche curative sono la termoablazione percutanea, radiofrequenza o microonde, la resezione chirurgica, quindi l'asportazione di un piccolo pezzo di fegato, oppure addirittura il trapianto di fegato. Ecco, le linee guida in questo senso sono un po' criticabili perché tendono addirittura a dire di fare il trapianto di fegato per questo tipo di pazienti. Il mio ruolo invece ieri è stato quello un po' di andare contro, tra virgolette, le linee guida, mostrare le evidenze scientifiche che ci dicono che probabilmente la migliore terapia per il singolo paziente non è tanto il trapianto, che dobbiamo preservare per i pazienti più gravi che hanno meno chance con altre terapie, ma forse l'approccio ideale è o la resezione chirurgica o la termoablazione percutanea, che sono 2 terapie disponibili nella maggior parte degli ospedali in Italia, la termoablazione, mentre per la chirurgia bisogna rivolgersi a centri specializzati. E diciamo che il fattore decisionale fondamentale è la localizzazione del nodulo, cioè se è superficiale o se è profondo nel fegato. Quindi il consiglio, diciamo, pratico che viene da questa presentazione è che quando si ha questo problema, l'epatologo che vi segue trova un piccolo nodulo di epatocarcinoma, bisogna rivolgersi a un centro di alta specialità, ce ne sono quasi in tutte le regioni italiane, e qui verrà scelta la soluzione migliore.